Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Dato che è da un po' autunno, ho pensato che è giunto il momento di cambiare la mia ghirlanda appesa fuori dalla porta, che è a tema primavera-estate. Direi che non è più il caso di tenerla fuori dalla porta, quindi ho deciso di mostrarti come fare una ghirlanda portafortuna con tipico gusto autunnale. Vediamo come ho fatto. Procurati 5 bastoncini di legno di ugual misura, dello spago o del filo di cotone. E mi raccomando, fai che i bastoncini siano della stessa lunghezza, perché io ho avuto qualche problema dato che erano di grandezze diverse. Posiziona 2 bastoncini uno sopra l'altro alle estremità e arrotola lo spago prima in orizzontale e poi in verticale, facendo diversi nodi di tanto in tanto, così da tenerlo fermo. Posiziona un altro bastoncino all'altra estremità e ripeti lo stesso procedimento di prima. In questo caso ho iniziato facendo un nodo perché arrivati a questo punto il bastoncino inizia a muoversi e andare dove gli pare, quindi mi è sembrato più opportuno iniziare facendo un nodo. E in generale comunque ti consiglio di fare molti nodi così da essere sicuro che tutto rimanga ben fermo. Dove i bastoncini risultavano rialzati ho rifatto lo stesso procedimento così da essere sicura di averli belli fermi e uniti assieme. A questo punto puoi decidere di incidere le rune Berkana e Otila, utili per proteggere il focolare domestico e la famiglia, oppure puoi decidere di decorare a tuo piacimento la forma che hai appena ottenuto. Dipingi le rune con l'acrilico e utilizza lo stuzzicadenti così da avere delle forme precise e nette. Ed ecco qui il risultato finale. Spero che ti sia piaciuto come progetto e che l'hai trovato divertente a farlo
e soprattutto spero che riesca a proteggere al meglio la tua casa dalle energie negative, che in questo periodo fa sempre comodo, e soprattutto che ti porti fortuna. Io l'ho lasciato anche sotto i raggi della luna piena per attivarlo e purificarlo. In caso tu non abbia a disposizione i raggi della luna piena, ti consiglio di utilizzare della salvia bianca per purificarlo e attivarlo, e poi appenderlo comodamente nella porta di casa tua. Spero che il video sia stato chiaro e fammi sapere tu cosa ne pensi del progetto, se hai intenzione di farlo e se magari hai apportato qualche modifica. Sono curiosa di sapere la tua versione, e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon, e grazie di aver lavorato con me oggi.